Dio Padre, ascolta l'invocazione che sale da un cuore umile. Con questa certezza presentiamo a Lui quanto ci sta al cuore. Diciamo insieme: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Ti preghiamo per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti. Fa che il loro ministero sia permeato da un'incessante preghiera che elevano a Te per i fratelli, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti preghiamo per quanti operano nel campo della ricerca scientifica. Fa che abbiano a cuore il vero bene dell'uomo e che rispettino il valore della vita, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti preghiamo per i malati. Trovino in Te il senso della loro sofferenza e il coraggio per guardare avanti con speranza, preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti preghiamo per coloro che hanno smarrito la fede. Avvicinati a loro e tocca il loro cuore. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Ti preghiamo per ciascuno di noi. Vinci il disordine del nostro cuore e infondi in esso pace, mitezza e bontà. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. O Creatore del mondo, che hai fatto tutto con sapienza e con bontà, donaci il Tuo Spirito che risana affinché possiamo cantare la Tua lode per i secoli eterni. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 123. Fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, in obbedienza al Tuo comando celebriamo questi misteri. Fa che i doni offerti in onore della Tua gloria ci conducano nella salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno,
Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza della Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli,
San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tua è la potenza e la gloria del Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma dico soltanto una parola e io sarò salvato. Canto a pagina 81.
nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o preghiamo. Dio onnipotente, il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie. Canto pagina 154.